La nazionale Under 20 italiana di Lega Pro vola in Palestina. Il Comitato Internazionale Olimpico chiede al mondo del calcio di dare un contributo per la pace tra Israele e Palestina e la Lega Pro risponde, partita dal bel paese per lanciare un messaggio positivo e di speranza. Il nostro calcio e Lega Pro sono portatori di valori sani e in Palestina anche di pace. È il commento emozionato del direttore Francesco Ghirelli, che è arrivato domenica sul campo di Dura a 11 km da Hebron. E nella partita amichevole quello che conta è sentirsi uniti. All'entrata di questo stadio ho visto tanti bambini che festeggiavano con la bandiera italiana e palestinese. Credo che anche per i nostri calciatori che sono giovanissimi sia stato un attimo proprio di trattenere il respiro. Vedere tutta questa gente così appassionata credo che li abbia colpiti senz'altro. Sono particolarmente toccato, per i luoghi sacri che abbiamo visitato, ma sono particolarmente toccato perché vedere le situazioni di vita di questa gente ci fa pensare che molto spesso noi che abbiamo il superfluo dimentichiamo invece che bisogna guardare dietro di noi a chi ha più bisogno di noi. La Lega Pro è rappresentata dal presidente Mario Macalli, che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la federazione palestinese. I 18 azzurri convocati hanno visto grandi emozioni nella partita disputata proprio con la squadra palestinese. Un linguaggio universale, quello del calcio, che non può che unire. È proprio da questo la speranza, ricorda Mario Pescante, che l'anno prossimo questo match possa diventare un triangolare. Prossimo appuntamento in Italia con la squadra anche israeliana, ci auguriamo.